Bentrovati, Davide il Critico. È il momento di fare un attimo il punto della situazione. Perché la situazione è ricca di eventi e di novità minuto per minuto, secondo per secondo. Oggi a Bologna ha fatto le visite mediche Selemaker, arriva da il Milan, arriva con un curriculum in cui c'è scritto a 24 anni campione d'Italia da protagonista. Arriva dopo che ha fatto gol in una semifinale di Champions League qualche mese fa. Entriamo in quest'ottica. Un giocatore fatto e finito che sta per raggiungere l'età nella quale di solito il giocatore ha la sua massima espressione come atleta. Perché questa è la realtà. Io ho visto che qualcuno di voi mi ha scritto, non mi piace tanto come giocatore. Ragazzi, avercene. Questo è un grandissimo colpo. Lasciamo perdere la formula che io la trovo non intelligente, di più, fatta da uno dei DS che, lo ripeto, è tra i migliori nel panorama europeo, non italiano, europeo. Prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno agli 8-10 milioni. Che secondo me, se le Makers a Bologna, li vale dopo 2 mesi quei soldi lì e dopo 6 lo puoi rivendere al doppio. A me non me ne frega niente di rivenderlo, io spero che giochi bene per potermelo godere anche le prossime stagioni, perché è uno che con il Milan ha sempre dato il 1000 per 1000 ogni gara, ogni gara. Quindi io lo accolgo a braccia aperte da un giocatore che mi piace non tanto per le qualità tecniche, ma perché ogni volta che io ho visto una partita del Milan, questo qua, fino alla fine, ci dava, che ci dava, che ci dava. E questo a me piace tanto in un calciatore. Quindi lo accolgo e sono sorpreso, sorpreso del suo arrivo. Ma in un modo sconsiderato. Cioè, questo qua gioca con una candidata per vincere lo scudetto che sì, ha preso sicuramente degli altri giocatori più forti, probabilmente sì, ma viene al Bologna, perché il Bologna probabilmente gli ha anche proposto un progetto e delle ambizioni, perché sennò un Selemakers non viene a Bologna. State tranquilli che non viene a Bologna. Quindi è questo il messaggio che si porta dietro e che io leggo da questa trattativa. È arrivato un giocatore da una squadra che lotta per lo scudetto perché il Bologna cosa gli ha offerto? Denaro non credo che gliene potessimo offrire più di altri. Probabilmente gli hai offerto un progetto. E non è poco, ragazzi, non è poco. Sì, lo sconforto di qualche settimana fa lo capivo, ma vi ho sempre detto abbiate fiducia, arrabbiamoci del ritardo, perché il ritardo è evidente, abbiamo fatto 2 gare senza il terzino, quindi il ritardo è evidente, ma era in qualche modo inevitabile. Ogni giorno una squadra araba toglie uno dei giocatori migliori dalle altre, dando così via a un domino nel quale purtroppo il Bologna ricopre una posizione che non è tra le prime. Non è tra le prime. Quindi è un calciomercato strano, ma vi ho sempre detto fiducia, perché noi all'ultimo secondo di questo calciomercato avremo una rosa competitiva, una rosa, non una formazione, una rosa, rosa come questa maglietta, no, una rosa come numero di giocatori. Anche qua in tanti vi scrivete, prendiamo solo degli esterni. Ma ragazzi, ma il Sarto Sartori questo vestito lo sta cucendo su Thiago Motta. Thiago Motta, punto, tutto il suo gioco sugli esterni. Tutto, tutto. E non possiamo avere 2 esterni per fare una stagione. Se viene un raffreddore Orsolini, chi ci va? Ebischer? Voi volete vedere Ebischer esterno? L'abbiamo già visto Ebischer esterno, l'abbiamo già visto, grazie. Volete vedere Moro? Bravissimo ragazzo Moro, ma fa un altro lavoro esterno? Abbiamo visto Soriano? Dammi 4 esterni che va benissimo, che ci sono 5 cambi, che metti della concorrenza, che se vuoi il posto da titolare, Orsolini, devi correre di più di Selemakers, devi correre di più di Ndoye, devi correre di più di Asper. E gli altri uguale. Quindi bene, 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 bene. Finalmente non ho
11 giocatori contati, finalmente tutti hanno il proprio sostituto e c'è anche della concorrenza, quello che voleva Thiago Motta. Quindi benvenga questa squadra che sta nascendo, questo gruppo che sta nascendo. Benvenga! Arriva anche Calafiori, un centrale che può fare anche il terzino sinistro, un ottimo innesto. Arriva a titolo definitivo, sempre dal Basilea con Mendoia, per una cifra intorno ai 4 milioni. Buon innesto, ragazzo giovane, ragazzo giovane. Lasciamo perdere la solita frase che dico, se lo ha scelto Sartori, l'ho scelto anche io. Ma sono tutti giovani con però dell'esperienza internazionale. Perché anche Christensen, che prendi come terzino sinistro, gli ha 20 anni, certo che ha 20 anni. Ma questo si è già fatto del campionato inglese, eh? Non viene dalla Serie C, si è fatto del campionato inglese. Calafiori è preso su dalla Roma ed è andato a giocare in un altro campionato ed ha fatto delle prestazioni credibili. Ndoye arriva e qualche mese fa faceva impazzire la difesa della Fiorentina in Europa. Kasper arriva dalla Z. La Z la vince, giocatore internazionale, gioca con la Svezia. Una volta ha fatto le sostituzioni, di fianco a lui c'era Zlatan Ibrahimovic. Arriva per una cifra intorno agli 11 milioni Kasper. Ndoye arriva per una cifra intorno ai 10 milioni con il riscatto, perché questi sono anche i numeri delle trattative che sta portando a casa il Bologna per prendere dei giocatori giovani ma pronti, giovani ma credibili. Beukema ce li siamo scordati perché è arrivato subito, viene a sostituire uno dei pilastri dell'anno scorso, ovvero Soumarò, che speriamo torni, e mi dispiace davvero perché l'anno scorso veramente Soumarò sembrava Samuel, eh? Lo storico Samuel della Roma sembrava Soumarò l'anno scorso, eh? Ha fatto delle prestazioni clamorose. Quando si è rotto Empoli mi si è stretto il cuore, mi è dispiaciuto un sacco veramente. È arrivato Fabian in mezzo al campo, è arrivato con una formula che non fa impazzire nessuno perché abbiamo paura che domani l'Inter ce lo porti via tra due anni. Bene, oggi abbiamo il miglior centrocampista della scorsa stagione per quanto riguarda la Serie B e lo abbiamo preso per 5 milioni. Titolo definitivo, è nostro il diritto di recompra, ma è nostro. È nostro. E la ricompra è a 12. 12 milioni vuol dire un altro Ndoye. Ad oggi vuol dire un altro Ndoye. In più, hai alzato il tetto ingaggi, perché sennò questo giocava da un'altra parte fra qualche mese, ok? Quindi hai anche voluto trattenere Orsolini e stai provando a trattenere anche Nico Dominguez, che invece non sembra che abbia poi questa grandissima voglia di rimanere a Bologna. Non sembra per nulla, per nulla. Quindi, ad oggi, gli acquisti sono, dal mio punto di vista, di livello. Manca qualcosina? Sicuramente. Sicuramente manca qualcosina. In porta abbiamo Skorupski, secondo Ravaglia. Mi sembra che Skorupski, anche con la Juve, abbia fatto delle parate interessanti. Anche col Milan fa un miracolo. Centrali, Lukumi. L'anno scorso ha giocato bene, quest'anno è partito male, però mi sembra assurdo non dargli fiducia di fianco a lui, Beukema. So, ragazzi, vi aspettavate un centrale così nelle prime due contro Milan e Juve? Sì, il primo gol che prendi col Milan, poteva fare di meglio anche lui, ci mancherebbe altro. Ma ve lo aspettavate così? Avete mai visto dei giocatori presi nel calcio mercato estivo che si sono imposti in questo modo nel nostro campionato? Io poche volte, io pochissime volte. Esterni a sinistra sono arrivati adesso, sì, sono arrivati adesso e sono arrivati in ritardo. Ci sono Calafiori e come titolare ci dovrà essere Christensen. E lo abbiamo aspettato, Mago, lo abbiamo aspettato. E io mi fido tanto di te, Mago, per quest'anno. Sulla parte destra hai tenuto De Silvestri come uomo spogliatoio, ma anche come giocatore che fa la differenza, perché in amichevole ti ha fatto gol lui e l'anno scorso contro il Napoli ti ha fatto gol lui. Quindi sì, non avrà tutte le partite nelle gambe, ma è un giocatore che quando lo metti su ti dà delle garanzie. Ti dà delle garanzie, è chiaro, non galoppa come quando aveva 20 anni. È ovvio che non galoppi così. Titolare ai Posch. Che qualcuno ha definito come il miglior terzino della Serie A dell'anno scorso. Posch. Hai riscattato a 5 milioni. In mezzo al campo hai Moro, che ha riscattato a 3,5 e secondo me hai fatto un affare clamoroso. Di fianco Ferguson. È quasi offensivo elogiare Ferguson, perché non verrà mai elogiato abbastanza per come si è imposto in questa Serie A. In un modo clamoroso. Sempre in mezzo al campo hai Ebischer. Sì,
È il giocatore preferito di Thiago Motta, non il mio. Va bene, con la Juve ha giocato bene. Comunque, lì in panchina, da mettere su, è sempre una spina nel fianco. Stiamo capendo anche cosa voglia fare Dominguez, ma se Dominguez dovesse partire, c'è il buonissimo Freuler pronto per giocare con noi, un altro giocatore che ha giocato in Champions League. Per quanto possa fare strano, questo giocatore ha giocato in Champions League, non come Abisher. Lui ha giocato veramente in Champions League. Ricordiamole queste cose, ricordiamole sempre. Chiaro, l'unica preoccupazione che abbiamo tutti, oltre a un'altra, ci arriviamo, ma il mercato non è finito ed è ricco di colpi di scena, è il fatto che Schouten sembrava essere un giocatore insostituibile. Però vi faccio una domanda. Campionato lungo, anche il mercato non è finito. Con la Juve vi sembrava mancasse Schouten? Col Milan è mancato Schouten? Perché col Milan non è stato... Se ci hanno presi a pallonate, eh? Non è stata così col Milan. Andate a vedere le statistiche. Abbiamo perso meritatamente, ma non è stata una squadra completamente senza nervo, una squadra completamente allo sbando, presa a pallate. Abbiamo preso una traversa, un palo, abbiamo avuto delle occasioni, eh? Ricordiamolo. Quindi il centrocampo hai Fabian, che ti è arrivato. Hai El Azazui, che hai preso, di cui Thiago Motta si fida, perché comunque lo schiera spesso. Quindi certo, Schouten verrà valutata la sua assenza, ma io mi fido di una società che al momento mi sta prendendo veramente tanti tasselli, quindi vedremo. E vedremo anche cosa chiederà Thiago Motta, perché c'è il rischio anche che Thiago ti dica non mi serve un vice Schouten, vanno bene questi qua per come voglio giocare. E per quello che ho visto con la Juve, come dargli torto? Come dargli torto? Andando avanti, gli esterni, hai preso Ndoye, hai preso Kasper, hai tenuto Orsolini, e hai preso Saelemaekers, che ti può fare anche il centrocampista all'occorrenza. Saelemaekers è un giocatore intelligentissimo per i nostri schemi, eh? Intelligentissimo. Davanti hai Zirze. E basta. Perché Van Hooijdonk probabilmente verrà ceduto. Perché il buon Barro probabilmente verrà ceduto. E a quel punto stai cercando un'altra punta. Perché Bologna la sta cercando un'altra punta. E io sono convinto che qualcuno arriverà ancora. Sia a centrocampo, sia davanti. Quindi ho fiducia piena in questa società che quest'anno sta lavorando in un modo unico rispetto ai precedenti 8 anni. Lasciamo perdere la parte monetaria e di spese, ma come giocatori ricercati, come giocatori contattati. E questo vestito che Sartori sta cucendo, lo sta cucendo addosso a quello che per me è uno degli allenatori più bravi del nostro campionato e che ha davanti a sé probabilmente il futuro più roseo. E lo ha dimostrato, ragazzi, lo ha dimostrato e per me lo dimostrerà. Io, nel gruppo che sta nascendo, ho fiducia. Ve l'ho sempre detto di aver avuto fiducia sia in Sartori che in ciò che chiedeva Thiago Motta. Quindi, avanti, uniti, sarà un campionato ricco di colpi di scena. Abbiamo già avuto un arbitro sospeso, quindi immaginatevi il proseguo. Però è un momento in cui io ho molta fiducia e non vedo l'ora che sia sempre il weekend per vedere il mio Bologna allenato da Thiago Motta. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere mi piace al video, di andare su Instagram e seguire la pagina. Davide, il critico. Forza Bologna! Sempre. È venuta malissimo questa uscita.